Giovedì 24 settembre 2015, benvenuti a Good Morning Milano, io sono Fabio Ranfi e ora vediamo i fatti principali di oggi. È iniziato ufficialmente l'autunno a Milano, portando temporali e forte vento che ha causato diversi disagi nella giornata di ieri. Intorno alle 10 di ieri mattina la circolazione della M2 tra Vimodrone e Cassina de' Pecchi è stata interrotta per la caduta di rami sui binari. Si sono inoltre verificati dei guasti tecnici anche sulla M5, che ha dovuto chiudere le fermate da Segesta a San Siro Stadio, ma ci sono stati rallentamenti e anche treni bloccati in tutte le stazioni. I sorvegliati speciali, come sempre, sono i fiumi Seveso e Lambro, il cui livello è cresciuto a causa delle piogge. L'ospedale San Carlo Borromeo di Milano, nato nel 1960, dunque uno dei più vecchi della città ormai, è ormai vittima appunto del degrado. Oltre alla carenza di personale, l'ASL e i vigili del fuoco hanno riscontrato numerose carenze sul fronte della sicurezza già da anni. Pochi giorni fa è avvenuto l'ultimo incidente con un pezzo del soffitto dell'aula magna che è crollato durante un'assemblea. Questo fatto si è aggiunto al malfunzionamento degli ascensori, atti di vandalismo, infiltrazioni e tubi per i gas medicinali scoperti. C'è da segnalare comunque che da qualche anno è iniziata una opera di ristrutturazione dell'ospedale che sta andando avanti in maniera molto veloce. Sabato 26 settembre si terrà in tutta Italia la quinta edizione della giornata dedicata alla sensibilizzazione alla donazione di midollo osseo organizzata da ADMO. Nella provincia di Milano sarà possibile partecipare a Legnano in piazza San Magno dalle 9 alle 21 oppure a Milano stessa in piazza Beccaria dalle 10 alle 21. Durante gli eventi sarà possibile informarsi con alcuni medici dei centri trasfusionali ed eventualmente, dopo un prelievo di sangue o di saliva, i giovani tra i 18 e i 35 anni potranno iscriversi al registro italiano donatori midollo osseo. www.vum.com è una nuova startup nata dall'idea di agevolare l'incontro tra domanda e offerta in modo veloce e sicuro. Si tratta di una piattaforma digitale accessibile da PC o da smartphone, rivolta soprattutto al mondo artigiano. Il sistema consente di trovare il servizio di interesse nelle immediate vicinanze grazie alla geolocalizzazione degli utenti del proprio smartphone. L'applicazione è totalmente gratuita, basta inserire la città e il quartiere dove si desidera effettuare le ricerche. Il progetto partirà verso la metà di ottobre proprio da Milano, che è stata scelta come città pilota dell'iniziativa, prima che venga diffusa a livello nazionale ed internazionale. La presentazione del progetto si terrà il 29 settembre negli spazi CNA di Via Savona. E con questa notizia vi auguro una buona giornata, per oggi è tutto, l'appuntamento è a domani con una nuova puntata di Good Morning Milano, a presto!